Buongiorno e benvenuti a questo primo video del nostro viaggio attraverso la Costituzione italiana e la scoperta di quella che è la legge fondamentale dello Stato italiano. La Costituzione è un po' la Bibbia dell'ordinamento giuridico di ogni Stato nazionale e anche la Repubblica italiana, che è una repubblica parlamentare proprio per definizione della nostra Costituzione, ha una legge fondamentale che è la Costituzione italiana, entrata in vigore a partire dal 1° gennaio del 1948. Attraverso questi brevi video proveremo a capire un po' meglio cosa contiene, quali sono i principi che contiene la Costituzione italiana, che ordinamento la Costituzione italiana ha scelto, diciamo i padri costituenti hanno scelto di dare attraverso la Costituzione alla nostra nazione e qual è il contesto storico in cui si è arrivati alla definizione della nostra Costituzione. È una legge fondamentale appunto perché seppur in pochi articoli la Costituzione italiana è composta da 139 articoli che, diciamo così, facendo riferimento a quella che è la produzione normativa, nazionale, sono veramente pochi, però in questi pochi ma fondamentali articoli, la Costituzione condiziona tutte le leggi ordinarie, le leggi, che vengono fatte dal Parlamento, i decreti legislativi, le leggi regionali e tutti anche i regolamenti di tipo amministrativo vengono condizionati appunto dalla nostra Costituzione perché non possono essere in, contrasto con essa. Quando parliamo di legge fondamentale intendiamo che la Costituzione è al vertice di questa piramide che potete vedere delle fonti del diritto. Cos'è però una fonte del diritto? Una fonte del diritto è un atto, un fatto giuridico che viene abilitato dall'ordinamento giuridico stesso per produrre delle norme giuridiche, quindi per innovare l'ordinamento giuridico stesso che le prevede con delle norme che possono appunto essere di tipo innovativo, delle norme che possono modificare delle regole già esistenti oppure anche delle norme che sono di tipo eliminatorio. Partendo da questa definizione delle fonti del diritto, al primo posto nel nostro ordinamento troviamo la Costituzione e le leggi costituzionali che vanno a comporre proprio quelle che sono le fonti costituzionali del diritto, che sono le più importanti. Tutte le fonti che si trovano al di sotto della punta della piramide non possono essere in contrasto e non possono creare e dar vita a delle norme giuridiche che siano in contrasto con le fonti costituzionali. Sotto le fonti costituzionali abbiamo le fonti primarie rinforzate. Sono i cosiddetti regolamenti comunitari che sono per semplificare le leggi dell'Unione Europea che nel nostro ordinamento hanno un ruolo molto importante visto che è la Costituzione stessa ad imporre l'adattamento dell'ordinamento giuridico italiano a quello che è l'ordinamento giuridico internazionale e in uno dei prossimi video capiremo anche da dove deriva questa regola all'interno della Costituzione italiana. Poi abbiamo le fonti primarie, sono sicuramente le più numerose, abbiamo le leggi ordinarie, le leggi regionali, i decreti legislativi, i decreti legge. Quindi sono tutte quelle fonti normative che solitamente vengono, diciamo così, approvate e discussi all'interno del Parlamento oppure da parte del governo o da parte dei consigli regionali, quindi anche da parte di quelli che sono enti locali che hanno anche un potere legislativo e appunto sono le regioni. Al di sotto delle fonti primarie troviamo le fonti secondarie che sono i regolamenti di tipo amministrativo che non hanno diciamo così un valore pari a quello delle leggi ma solitamente dipendono da delle leggi ordinarie, quindi si trovano al di sotto di esse e oltre a rispettare la Costituzione e i regolamenti comunitari, quindi non possono nemmeno essere in contrasto con quanto prevede la legge. E ultime per ultima abbiamo le consuetudini, quelli che sono gli usi tipici di un determinato luogo, di un determinato popolo, di un determinato momento storico. Quando parliamo della Costituzione, di come si è arrivati alla nostra Costituzione, è anche importante analizzare quello che è il contesto storico in cui la nostra Costituzione è nata ed è stata poi approvata. Dobbiamo come prima cosa dirci che nel 1922 il Partito Nazionale Fascista, guidato da Benito Mussolini, prese il potere in Italia e seppur progressivamente dal 1922 instaurò e vi furono vari passaggi che portarono all'instaurazione di un regime di tipo dittatoriale, che durò fino al 1943 quando il Gran Consiglio del Fascismo decise di sfiduciare Benito Mussolini che scappò, fondò poi la Repubblica Sociale Italiana insieme ai tedeschi nel centro e nord Italia, ma venne poi catturato e infine giustiziato. Dal 1943 al 1946 comunque si instaurarono in Italia diversi governi, il governo prima Badoglio sostituito da Bonomi, da Parri e infine da De Gasperi.
Gasperi. La domanda che dobbiamo porci è perché in Italia si instaurarono comunque dei governi quando tra la fine del regime dittatoriale nel 1943 a luglio e il 2 giugno del 1946 che segnerà ufficialmente l'inizio della Repubblica in realtà non vi fu alcun tipo di innovazione dal punto di vista istituzionale in Italia. Questo perché? Perché anche durante il fascismo lo Statuto Albertino, che era la Costituzione precedente a quella attuale, lo Statuto Albertino del 1848, rimase in vigore, quindi il re anche durante tutto il regime fascista aveva la possibilità e ha possibilità in questo momento, quando cioè Mussolini nel 1943 viene sfiduciato, di nominare un nuovo governo. Questi governi appunto si susseguono fino al 1946, fino a quando arriviamo a una data storica che è fondamentale, il 2 giugno del 1946. Il 2 giugno del 1946 in Italia si tiene il referendum istituzionale per decidere la forma di governo della nazione italiana. Quindi per decidere se avere la monarchia, continuare ad avere la monarchia oppure la repubblica. La scheda elettorale che i cittadini italiani si trovarono di fronte era molto semplice, erano due caselle su cui bisognava porre una X sulla per quella che era la propria preferenza tra monarchia e repubblica, e oltre alla scritta vi era anche presente un'immagine, anche perché teniamo in considerazione che il tasso di alfabetizzazione in Italia in quegli anni era veramente molto basso. Inoltre è una data storica anche perché è la prima volta che le donne vengono ammesse al voto, quindi si parla veramente di suffragio universale, e consideriamo che furono addirittura di più le donne rispetto agli uomini che andarono a votare, 13 milioni di donne e 12 milioni di uomini. Sappiamo tutti che vinse la Repubblica, in realtà spesso si ritiene che la Repubblica stravinse questo referendum, non è così, la Repubblica vinse con il 54,3% contro il 45,7% della monarchia, l'affluenza fu molto alta e sfiorò il 90%. Ci furono molte zone, soprattutto del sud Italia e delle isole, dove vinse la monarchia, ma anche alcune zone delle province di certe aree del nord Italia, come il Piemonte, la Lombardia. In certe aree del Piemonte e della Lombardia, soprattutto appunto rurali e provinciali, vinse anche qui la monarchia. Possiamo dire invece che la provincia di Cremona e la città di Cremona furono dei territori fortemente repubblicani, dove la Repubblica superò il 65% e addirittura il 70% nella città di Cremona, che è uno dei capoluoghi lombardi dove la percentuale della Repubblica fu più alta. Oltre a votare per la forma di governo, il 2 giugno ci fu un'altra importantissima votazione per quello che è poi l'argomento di questi video, cioè la nostra Costituzione, e cioè l'elezione dell'Assemblea Costituente. L'Assemblea Costituente era un organo composto da 552 deputati che vennero eletti per la maggior parte in partiti repubblicani. Infatti, nonostante la monarchia, come già vi ho raccontato, raggiunse e superò il 45%, i partiti monarchici riuscirono a occupare solo il 10% degli scranni all'interno dell'Assemblea Costituente. Quindi siamo in presenza di un'Assemblea Costituente fortemente repubblicana, che è poi l'organo appunto che nel concreto scrisse la nostra Costituzione. I partiti più importanti all'interno dell'Assemblea Costituente, quindi che vinsero queste elezioni, furono la Democrazia Cristiana con il 35% dei voti, seguita dal Partito Socialista di Unità Proletaria, dal Partito Comunista Italiano e da altri partiti minori di centro e di centrodestra. Non mancarono anche alcuni partiti, diciamo così, curiosi, come il Fronte dell'Uomo Qualunque, che già all'epoca propugnava ideali come il qualunquismo e l'antipolitica, che raggiunse il 5%, o partiti anche molto piccoli come il Partito Contadino d'Italia, che riuscì ad eleggere un solo deputato. L'Assemblea Costituente rimase in carica dal 1946 fino al 31 gennaio del 1948. Inizialmente i padri costituenti avevano previsto una durata dei lavori per redigere la nostra Costituzione molto più ridotta, e tant'è che vi furono votate addirittura due proroghe alla durata in carica della nostra Assemblea Costituente. Ovviamente il compito principale, lo dice il nome stesso, era quello di scrivere la Costituzione italiana. Furono costituite varie commissioni di lavoro sulle diverse tematiche che la Costituzione tocca, e che appunto ci si era dati l'obiettivo di far toccare la Costituzione. Ci furono queste commissioni, ma l'Assemblea Costituente era comunque anche
anche l'unico organo eletto direttamente dal popolo e dai cittadini presente in Italia in quel momento, quindi era l'organo che votava la fiducia al governo e che diciamo così approvava ad esempio le leggi di bilancio. Ricordiamoci infatti che in questo momento era fondamentale scrivere la Costituzione, ma altrettanto fondamentale era ricostruire un paese come l'Italia, che era stato fortemente colpito e che era ovviamente fortemente in crisi nel periodo appena successivo alla Seconda Guerra Mondiale. Quindi oltre all'Assemblea Costituente vi era anche un governo in carica. Nella prima seduta l'Assemblea Costituente elesse come capo dello Stato provvisorio Enrico De Nicola, un politico liberale di lungo corso del Regno d'Italia. La pluralità di ideologie, più che di idee, di partiti politici presenti all'interno dell'Assemblea Costituente fu sicuramente un grande vantaggio per i lavori dell'Assemblea. Spesso si ritiene che, o meglio, si porta a ritenere che appunto questa forte presenza di tanti partiti portasse a dei problemi per raggiungere determinati accordi. In realtà proprio questa veramente varietà dal punto di vista politico permise di raggiungere degli accordi e quindi di dare alla nostra Costituzione una natura compromissoria, che è quella che ci permette ancora oggi di avere una Costituzione che per quanto riguarda in modo particolare i suoi principi fondamentali non viene contestata da nessuno. Dopo un lungo lavoro, la Costituzione italiana venne promulgata il 27 dicembre del 1947 dal capo dello Stato provvisorio e lo stesso giorno venne pubblicata in un'edizione straordinaria della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed entrò in vigore, come già abbiamo detto, il 1 gennaio del 1948. L'Assemblea Costituente rimase in carica ancora un mese perché vi erano ancora delle incombenze burocratiche, come ad esempio l'approvazione degli statuti regionali da approvare, e di conseguenza venne data quest'ultima proroga di un mese. Quindi abbiamo un attimo analizzato quella che è in generale come si colloca la Costituzione nelle fonti del diritto, il contesto storico che ci ha portato alla scrittura di questa Costituzione, e adesso andiamo a vedere quelli che sono i caratteri fondamentali della nostra Costituzione, un po' la carta d'identità della Costituzione italiana. Come prima cosa, la nostra Costituzione è rigida. Una Costituzione rigida è una Costituzione garantita, quindi questo significa che è garantita la prevalenza delle regole della Costituzione rispetto a qualsiasi altra regola. Garanzia della rigidità costituzionale, come già abbiamo detto, c'è un procedimento speciale più gravoso per la revisione, quindi la modifica della Costituzione, oppure c'è anche un controllo di legittimità costituzionale delle leggi che viene affidato dalla Costituzione stessa ad un organo molto importante che è la Corte Costituzionale. Allora, abbiamo detto che la Costituzione italiana è una Costituzione rigida. Per correttezza dovremmo dire che è una Costituzione rigida, ma non troppo. Tra le Costituzioni moderne, infatti, del 1900 è sicuramente la più facile da cambiare e da modificare. Infatti la nostra Costituzione prevede due diversi metodi per arrivare a delle modifiche costituzionali. Il primo è l'ottenere una maggioranza dei due terzi degli aventi diritto all'interno dei due rami del Parlamento. Il secondo metodo è invece quello di ottenere una maggioranza assoluta dei membri del Parlamento, quindi degli aventi diritto, il 50% più uno, e poi sottoporre quella che è la modifica costituzionale ad un referendum confermativo da sottoporre appunto al corpo elettorale. È una delle poche costituzioni moderne del 1900, insieme a quella francese, che permette di avere una maggioranza assoluta e non delle maggioranze qualificate per quanto riguarda appunto la modifica costituzionale. Il procedimento di revisione costituzionale, quindi quello più gravoso e complesso rispetto a quello che porta alla formazione delle leggi ordinarie, è previsto dagli ultimi due articoli della nostra Costituzione, in modo particolare l'articolo 138. L'articolo 139 invece sottolinea che stabilisce un limite alla revisione costituzionale, stabilisce che la forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale, cioè la forma di governo che è stata scelta con il referendum istituzionale del 1946 non può essere rivista nemmeno seguendo il procedimento più gravoso previsto dall'articolo 138 di revisione costituzionale. In realtà negli scorsi decenni alcuni partiti monarchici provarono a proporre una via d'uscita, una scappatoia per reintrodurre la monarchia, proponendo prima una revisione dell'articolo 139 stabilendo quindi che la forma repubblicana
può essere oggetto di revisione costituzionale e poi andando appunto a operare la revisione sulla forma stessa dopo questa modifica all'articolo 139. In realtà possiamo dire che tutta la dottrina, quindi tutti diciamo così la dottrina, è concorde nell'affermare che non è possibile seguire questo percorso perché sarebbe un sovvertimento dei principi fondamentali della nostra Costituzione. La seconda caratteristica è che la nostra Costituzione è scritta e lunga. Esiste un documento scritto, un testo scritto che riporta quelli che sono gli articoli della nostra Costituzione. Può sembrare una cosa scontata, ma così non è assolutamente. Basti pensare che la Gran Bretagna non ha una Costituzione scritta, ha un insieme di leggi, di consuetudini, di usi fondamentali che nel corso del tempo sono diventati appunto delle consuetudini di tipo costituzionale e che rappresentano una fonte consuetudinaria costituzionale. In Italia invece abbiamo una fonte scritta, il diritto costituzionale è composto da una fonte scritta che è un documento che è appunto la Costituzione italiana. La Costituzione italiana è lunga proprio perché la scelta dell'Assemblea Costituente fu quella non solo di determinare i principi fondamentali della futura Repubblica che appunto era appena nata, ma anche quella di andare a definire già all'interno della Costituzione le regole fondamentali dell'ordinamento dello Stato, ma anche quelli che sono i diritti e i doveri dei cittadini, quindi andando a postulare anche nello specifico relativamente alle libertà, ai diritti, all'organizzazione e ai compiti degli organi dello Stato. Poi vedremo meglio anche la struttura della Costituzione italiana e appunto capiremo che la scelta dei costituenti fu quella di una Costituzione veramente il più completa possibile. La terza caratteristica molto importante è che la Costituzione italiana è una Costituzione votata, non è stata imposta dall'alto, non è stata diciamo così concessa da un re, da un sovrano o da un organo, ma è stata votata dai rappresentanti del popolo, quindi dall'Assemblea Costituente. Prima di promulgarla, prima che il capo provvisorio dello Stato la promulgasse e poi entrasse in vigore, questa Costituzione non solo è stata redatta dall'Assemblea Costituente, ma è stata anche votata. Come abbiamo detto, arriviamo all'ultimo punto di questo breve video in cui andiamo ad analizzare quella che è la struttura della Costituzione italiana. La nostra Costituzione è composta da 139 articoli e da 18 disposizioni transitorie e finali. Possiamo dividere la Costituzione in più settori, in più parti. Abbiamo un primo settore che è quello dei primi 12 articoli, quindi dall'articolo 1 all'articolo 12, che sono i cosiddetti principi fondamentali e generali che ispirano la Costituzione italiana. Proviamo anche a dare un esempio per ognuno di questo settore. In questo settore, quello dei principi fondamentali, un esempio è sicuramente l'articolo 9, che in qualche modo riguarda anche la scuola. L'articolo 9 stabilisce che la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnologica, tutela il paesaggio del patrimonio storico e artistico della nazione. Sono quindi dei principi molto generali su cui però si basa tutto l'ordinamento giuridico italiano e anche le parti successive della Costituzione. La Costituzione nei suoi settori successivi ai principi fondamentali si divide in due parti. Queste parti poi a loro volta si dividono in vari titoli. Abbiamo una prima parte con gli articoli dal 13 al 50 è dal titolo I diritti e i doveri del cittadino, in cui vengono definiti quello che sono appunto i diritti e i doveri, ma anche il rapporto che il cittadino ha con lo Stato e con i vari organi dello Stato. Sono divisi in titoli, all'interno di questa parte abbiamo i cosiddetti rapporti civili, i rapporti etico-sociali, i rapporti economici ed infine i rapporti politici. Un esempio anche qui è l'articolo 34, che stabilisce proprio sulla scuola, che la scuola è aperta a tutti, l'istruzione inferiore in partita per almeno 8 anni è obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. Quindi vediamo che rispetto ai principi fondamentali qui la Costituzione già scende nel particolare, anche se ovviamente lascia poi grande libertà alla legge ordinaria che successivamente ha organizzato e organizza ancora oggi la scuola italiana, però i principi fondamentali anche sull'organizzazione scolastica vengono date, le regole fondamentali
vengono date già all'interno della nostra Costituzione. Poi abbiamo la parte 2 che è invece titolata l'ordinamento della Repubblica e va dall'articolo 55 all'articolo 139. In questa parte viene disciplinata quella che è l'organizzazione degli organi dello Stato, come sono composti, come vengono eletti, quali sono i loro compiti, le loro funzioni, quindi ad esempio viene regolato le funzioni del Parlamento, del Governo, del Presidente della Repubblica, delle autonomie locali e così via. È una parte ovviamente molto importante relativamente all'organizzazione dello Stato, ad esempio l'articolo relativamente al Presidente della Repubblica stabilisce che deve essere eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri e all'elezione partecipano anche 3 delegati per ogni regione, un solo delegato per la Valle d'Aosta. Quindi anche qui vediamo che rispetto alla prima parte, i primi 12 articoli, si scende più nello specifico. Infine abbiamo l'ultima parte della nostra Costituzione, l'ultimo settore, che sono le disposizioni transitorie e finali. Queste disposizioni erano molto importanti e sono state molto importanti soprattutto per gestire il passaggio, sicuramente non indifferente, dalla monarchia alla Repubblica e per impedire la rinascita di un partito fascista. Un esempio di queste disposizioni è la numero 13 che stabilì che i membri e i discendenti di Casa Savoia non potevano essere elettori, non possono ricoprire uffici pubblici né cariche elettive all'interno della neonata Repubblica Italiana. Abbiamo concluso questo primo video di questo nostro viaggio appunto alla scoperta della Costituzione italiana, analizzando gli aspetti più importanti della nostra carta costituzionale. Torneremo nei prossimi video e scenderemo ancora di più nei particolari di quella che è la legge fondamentale dello Stato italiano.